questi dirigenti volevano farsi vedere, piaceva, per dire la parola giusta, piaceva pavoneggiarsi. E si comportavano come veri pavoni, erano così. E Gesù dice: no, no, questo non va. Non va, la vanità non fa bene. E alcune volte noi facciamo cose cercando di farci vedere un po', cercando la vanità. È pericolosa la vanità perché ci fa scivolare subito sull'orgoglio, la superbia e poi tutto è finito lì, E mi faccio la domanda, io come seguo Gesù? Le cose buone che io faccio, le faccio di nascosto o mi piace farmi vedere? E questo lo dice ai dirigenti, no? E io anche penso a noi, i pastori, no? Che un pastore che è vanitoso non fa bene al popolo di Dio. Questa gente, questi dirigenti, a questi piaceva indossare tante cose, no? La legge scritta, tante. Gesù lo dice nel Vangelo. E io quando vedo un pastore, un prete, un vescovo, che va per la strada, vestito tanto, maestosamente, come se fosse a un ricevimento mondano. Ma cosa pensa la gente di questo? Non segue Gesù, quel pastore, sia cosa sia, prete, vescovo, non segue Gesù. Ma poi lo segue un po', ma piace la vanità. Questa è una delle cose che Gesù rimprovera. L'altra cosa che Gesù rimprovera a quelli che lo seguono è il potere. Alcuni seguono Gesù, ma un po' non dal tutto consci, un po' inconscia, ma cercano il potere, no? Il caso più chiaro è Giovanni e Giacomo, no? I figli del Zebedeo, no? Che chiedevano a Gesù la grazia di essere primo ministro e sotto primo ministro quando venisse il regno, no? E nella Chiesa ci sono arrampicatori, ci sono tanti che usano la Chiesa per... Se ti piace, vai al nord e fa l'alpinismo, è più sano, No, ma non vieni in chiesa a arrampicarti. E Gesù rimprovera questi arrampicatori che cercano il potere.